il primo piano, appunto la fase 1 della riorganizzazione, era stata condotta sulla base di una previsione che era quella che noi avevamo indicato come il peggior scenario possibile di 2000 casi in Puglia. Questi 2000 casi sarebbero dovuti essere notificati entro il 25 marzo, secondo le previsioni. Grazie al cielo possiamo dire che gli sforzi messi in atto dalla sanità pubblica e anche dalle misure del governo centrale ad oggi fanno sì che in Puglia abbiamo raggiunto 1800 casi. Quindi la previsione dei 2000 casi in qualche maniera sarà raggiunta fra 2 o 3 giorni, perché negli ultimi giorni, in maniera abbastanza costante, stiamo notificando circa 100 casi al giorno. Quindi ai 2000 che noi prevedevamo il 25 marzo, in effetti questi 2000 si verificheranno probabilmente fra il 3 e il 4 aprile. Quindi questa è la premessa. Questi 1800 positivi che abbiamo identificato fino ad oggi sono il frutto di un forte lavoro di identificazione sul territorio che ha portato ad oggi a fare più di 14.000 test, cioè abbiamo fatto 14.000 tamponi. Su 14.000, 1.800 circa sono risultati positivi con il 12,8%. Questa percentuale, cioè che significa che quasi il 90% dei tamponi che noi abbiamo eseguito sono risultati negativi, quindi è una percentuale particolarmente favorevole. Significa che noi siamo abbastanza confidenti che i numeri che forniamo sono dei numeri molto vicini alla realtà del sistema di sorveglianza. Sta a dimostrare anche, diciamo, questa nostra confidenza il fatto che il 18% di questi casi segnalati sono asintomatici. Quindi, su tantissimi casi asintomatici, che però erano sospetti perché erano stati in contatto con un caso confermato, sono stati fatti tanti tamponi e abbiamo trovato anche degli asintomatici positivi che oggi rappresentano il 18%. A questi si aggiunge un 25% di pauci sintomatici. Quando parliamo di pauci sintomatici, stiamo parlando di pazienti che hanno febbre e tosse, quindi dei sintomi assolutamente lievi. Tanto che appunto poi alla fine tutte queste persone non hanno bisogno di ospedalizzazione. Ad oggi, quindi, è ospedalizzato il 45% di tutti i pazienti positivi, proprio perché, capite bene, la base è costituita da tante persone che sono asintomatiche o pauci sintomatiche. Fra i pazienti critici o severi abbiamo il 24%. Quindi questa è la situazione epidemiologica ad oggi. Se dobbiamo un po' prevedere quello che succederà fra oggi e i prossimi 2 o 3 giorni, ci aspettiamo che la situazione più o meno resti invariata, e sperando che poi nel corso della settimana e della prossima settimana finalmente potremo osservare un calo della curva epidemica, e questo chiaramente dipenderà molto anche dal comportamento dei cittadini che devono oggi più che mai continuare a restare chiusi in casa, altrimenti vanificheranno tutti gli sforzi fatti fino ad ora. Michele Ventrella di Media Report per Lo Palco. Il 18% dei positivi sono asintomatici, quindi anche chi non presenta sintomi rientra tra i monitorati. In quali casi? Con quali criteri vengono effettuati i tamponi? Allora, i tamponi vengono effettuati con il criterio che viene dato dal Ministero. Cioè, il tampone si fa a tutti i casi sospetti in maniera da definire se questi casi sospetti con la positività del tampone diventano dei casi confermati. Quindi il caso sospetto ovviamente è il caso che presenta dei sintomi respiratori, anche se questi sintomi respiratori, come dicevo all'inizio, sono febbre e tosse, e questi sono quelli che voi vedete nei nostri report come casi paucisintomatici, con pochi sintomi. Inoltre, il tampone si effettua anche a contatti stretti di casi che sono stati confermati. Quindi, anche se io non ho sintomi, ma sono stato a contatto con un caso sintomatico, e questo contatto è un contatto che si definisce a rischio, in questo caso abbiamo molti operatori sanitari che
che sono entrati in contatto durante la loro attività con un caso confermato. A questi, anche in assenza di sintomi, viene eseguito il tampone e questo è il motivo per cui abbiamo dei casi asintomatici. Bisogna ricordare un elemento importante. Quando si tratta di identificazione di un caso sospetto, l'urgenza non è tanto fare il tampone, anzi tenete presente che se io il tampone lo faccio in maniera troppo ravvicinata al contatto, il tampone risulta negativo. Il tampone bisogna farlo dopo almeno 48 ore dall'avvenuto contatto, perché altrimenti risulta negativo. L'urgenza nel caso in cui c'è un contatto con un caso è quella di disporre l'isolamento, quella è l'urgenza, perché è importante spezzare la catena di contagio. Questo lavoro sul territorio, io sono a conoscenza che tutte le ASL lo stanno facendo, e lo stanno facendo con accuratezza, tanto che noi grosse catene di diffusione territoriali non ne abbiamo. Epidemie comunitarie in Puglia praticamente le abbiamo spente tutte, come abbiamo detto anche prima. Per cui io direi che da questo punto di vista, insomma, si sta facendo quello che dicono le linee guida.